Un cordiale saluto da Luigi Bricioloni, benvenuti nel nostro appuntamento di 7x4, il magazine multimediale delle Marche. Ci trovate in televisione, su TV Centro Marche, sul canale 210 di Arancia Television e ci trovate tutti i giorni dalle 12 alle 14 su Radio Arancia nella nostra versione radiofonica. Come al solito noi ce ne andiamo in giro sul territorio, parliamo di glocalicità, quindi mischiamo i fatti nazionali ed internazionali con quelli locali e mai come nella giornata di oggi dobbiamo dire che l'argomento che andremo a trattare è glocale, perché innanzitutto saluto il nostro ospite che è il rettore, per me è ancora il rettore più giovane, ma sicuramente il più figo dell'ambito universitario italiano. Siamo con Flavio Corradini, grazie per Grazie a averci voi, ci ospitato. mancherebbe. Oh, devo dire che con molto piacere siamo ospitati in una struttura che regge molto bene, no? Molto bello, un campus inaugurato pochissimi anni fa. Questo è il mio nuovo ufficio, mancano le bandiere, le stiamo aspettando Bene. in maniera. Le sto aspettando perché dove sono le bandiere si sente la presenza dell'istituzione, quindi Certo. saranno presto lì. Bene. Allora, parliamo un pochino proprio dell'argomento, non c'è niente di più glocale che il terremoto, no? Però, secondo me siamo nel 2016 con una nuova consapevolezza, no? Se fino adesso abbiamo sempre vissuto il terremoto come un evento episodico, anche se periodico, ormai ci siamo resi conto, e qui ci viene incontro la scienza, questo non sarà più un episodio per quanto riguarda la nostra regione, la nostra nazione, è una cosa con cui dobbiamo fare i conti per il futuro. Mi sbaglio? No, esattamente così. Il centro Italia e l'Italia tutta in generale è territorio particolarmente predisposto a questo genere di fenomeni. Poi ci sono delle aree a maggiore intensità e delle aree un pochettino più tranquille. Ovviamente il territorio marchigiano conosce i terremoti da secoli. E quindi, come dici tu, giustamente bisogna imparare a conviverci e a viverci in maniera più tranquilla. Certo. Sì, perché questa è effettivamente, se vogliamo, è la vera consapevolezza che nasce fuori dal terremoto del 2016, no? Cioè, ormai l'Italia deve prendere atto che il futuro è un'altra cosa. Non si può andare più avanti così. Sì, diciamo, da diversi punti di vista. E in particolare vorrei far notare come di fatto, come paese e come territori, stiamo crescendo esattamente in questa direzione. Un terremoto a 6,5 come quello che abbiamo avuto domenica, e insomma, poi sono più o meno 2 mesi che Sì. subiamo queste angherie. Non lo si ricordava, mi dicono i colleghi geologi, dal 700, senza fortunatamente una vittima. Se andate a visitare il centro storico di Camerino, oramai purtroppo con la scossa di domenica praticamente tutta la città è zona rossa, non c'è una casa, un palazzo crollato come abbiamo visto in altri territori. Non c'è una casa, un palazzo non scossi, quindi come dire, turbati, Certo. però le case sono rimaste su, a parte qualche situazione di come dire, evidente contrasto con il vicinato. Questo per dirci che quello che è accaduto nel 96, nella ricostruzione, è stato fatto comunque ad opera d'arte? Io penso di sì, nel senso che quando parlo ancora una volta con gli esperti, dicono tutti che beh, nel nuovo ci sono delle norme e il nuovo, come dire, rimane Regge. intatto e regge bene. Sul vecchio, mi dicono almeno gli esperti, l'obiettivo non è quello di non far crepare, perché Certo. evidentemente sono edifici che una loro storia ce l'hanno. L'obiettivo è quello di farli rimanere in piedi, così che la gente possa uscire. Cioè che non diventi uno strumento di morte, perché Esattamente. effettivamente non è il terremoto che ammazza le persone, io lo dico tutti i giorni alla radio, non è il terremoto che ammazza le persone vengono uccise dalle case e non c'è niente da fare, questo è un dato di fatto.
C'è il ministro Delrio, ma sull'onda di quello che dice Renzi, che dice è arrivato il momento di fare tutto quello che fino adesso non è stato fatto, no? E quindi stanno incominciando ad ipotizzare un impegno finanziario proprio in questa direzione. Può essere un modo per dare anche una scossa all'economia? Beh, io preferirei dare ovviamente una scossa all'economia in altra modo, maniera. È ovvio. Lo guardiamo in maniera razionale, adesso mi rendo conto che da un punto di vista emotivo è brutto dire questo. No, beh, voglio dire, è chiaro che ci sarà da lavorare in certo. tanti e per tanti, però davvero l'economia mi piace più immaginarla e farla crescere esattamente come una settimana fa certo. stavamo facendo tutti insieme, università, imprese, pubbliche amministrazioni, a collaborare su grandi progetti tematici da portare per il mondo e questo è era più bello. Ovviamente decisamente più interessante, sì, ecco, e si poteva lavorare in maniera molto più affascinante. Naturalmente ora bisogna ricostruire bene, come dicevi giustamente tu prima, perché prima di tutto deve venire la salvaguardia e la sicurezza delle persone certo. nel nostro paese e fuori. Allora io ho già proposto alla politica un grande progetto. Qui abbiamo diverse strade, diverse possibilità. Subire l'angheria della natura, mettere due tende, quattro container e, come dire, rimanere sì. terremotati per altri 300 anni, oppure, come io credo si debba procedere, fare degli investimenti per mettere a frutto l'esperienza che avevamo già in questi territori e l'esperienza che stiamo vivendo in questi giorni. Ok? Quindi, perché non immaginare per tutto il nostro paese, per tutta l'Europa, questi territori come laboratori di sperimentazione per lo studio sulla gestione delle emergenze, come un evento sismico come questo qua, studi su come riqualificare i borghi, i meravigliosi borghi che il nostro paese ha, come Camerino certo. e come tanti altri del nostro paese, ma che altri paesi in Europa hanno. Certo. Ecco, io penso che da questo punto di vista si possa lavorare, abbiamo oramai tantissima competenza, la natura è la natura, ovviamente lei comanda, come sempre, noi possiamo cercare di comprenderla meglio e di conseguenza, ecco, reagire affinché si possa vivere con maggiore consapevolezza. Di farla amica praticamente. Piano piano crescere insieme. Allora, con questo spunto molto interessante, direi che possiamo andare con il primo servizio, poi ritorniamo in studio. Il terremoto più forte dal 1980, con una magnitudo di 6.5, il 30 ottobre 2016 la terra torna a tremare nel centro Italia, colpiti in particolare i comuni della Valnerina, ma il sisma viene percepito in tutta Italia. Un miracolo che non ci siano state vittime, ha detto subito dopo il ministro degli Interni Alfano. Ciò nonostante, un duro colpo per il centro Italia che si stava lentamente riprendendo dalla grande scossa del 24 agosto, che invece aveva mietuto quasi 300 vite umane, 52 nella sola regione Marche. Ed è così che con i nuovi crolli è tornata l'ansia, la paura, anche per chi ancora un tetto ce l'ha sopra la testa. Figuriamoci per chi ha perso tutto. 60 anni che abbiamo sposato, una vita, fatto una casa, fatto tutta la comunità, abbiamo fatto un'altra piccoletta, c'era la studentessa, è scappata via subito, quella per carità, è tutta mobiliata, tutto corino, tutto, niente, tutto distrutto, tutto finito, tutto. La sensazione, spesso supportata da analisi scientifiche, è che a questi eventi ci dobbiamo abituare. D'altronde l'Appennino è zona sismica e l'intera regione Marche, secondo la mappatura dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è considerata ad elevata pericolosità sismica.
E allora che cosa fare per combattere la paura e rendere più sicuro l'ambiente dove viviamo? Il presidente del Consiglio Renzi, nei giorni scorsi, ha detto che l'Italia sta pagando caro gli errori del passato. E ha detto anche, riprendendo il pensiero dell'architetto Renzo Piano, che il paese necessita di un cantiere della durata di 2 generazioni. Un intervento progettato su 50 anni e che abbia contributi economici da tutta la comunità internazionale. Da qui, dalle macerie di Camerino, come pure da tutti gli altri comuni, vorrei che arrivasse un messaggio forte al Parlamento nel rispetto dei ruoli. Chiediamo al Parlamento di fare il più velocemente possibile l'approvazione del decreto legge che abbiamo predisposto per il terremoto, perché ci sono risorse, ci sono i poteri, ci sono le strutture per poter mettersi a lavorare. Ovviamente allargheremo il contenuto del decreto legge alla nuova drammatica vicenda di ieri. Pensiamo per esempio a Camerino, una realtà che vive di università, che ha più studenti universitari che non abitanti, ed è fondamentale quindi che l'università riparta, che la vita continui, che non si fermi. Questa è una cosa fondamentale, perché se poi si bloccano i paesi non si riparte più. E allora noi abbiamo bisogno che l'università riparta il più velocemente possibile. C'è un ottimo lavoro con il sindaco, il commissario, il capo della protezione civile, il rettore, tutte le realtà di questo territorio. Poi, terzo, ricostruire e ricostruire in modo serio, finalmente. La politica si è dimostrata molto attenta a questa emergenza e nelle Marche è venuto più volte il premier Renzi. Non ha fatto mancare la sua presenza la presidente della Camera, Laura Boldrini, e di ritorno da una missione a Gerusalemme è passato anche il presidente della Repubblica Mattarella in visita a Camerino. La sfida lasciata agli amministratori e ai cittadini non è semplice. Serve tanta forza e soprattutto risorse. I primi contributi sono arrivati giovedì scorso, oltre 5 milioni di euro per le ditte e per i comuni che hanno lavorato senza sosta per oltre un mese e che continueranno a lavorare senza piangersi addosso, come è tipico della nostra gente. Ritorniamo in studio, siamo con Flavio Corradini, il rettore dell'Università di Camerino. Con lui stiamo ragionando innanzitutto, diciamo, in termini un pochino più ampi per quanto riguarda il terremoto e le opportunità e ahimè anche i problemi da risolvere legati al terremoto. Una delle cose che maggiormente ha colpito, se vogliamo, lo spirito marchigiano è lasciare il proprio territorio, no? Noi siamo molto legati al nostro territorio. Secondo me c'è anche però un pochino di sfiducia, io credo, no? Cioè uno dice: io abbandono il luogo che mi ha visto crescere, dove ho la mia attività. Magari questo io lo leggo un po' male, no? Sono un po' critico nei confronti dell'autorità dicendo questo, però non c'è un po' di diffidenza, che è tipica marchigiana perché fa parte un po' del nostro carattere, no? Ma essere resti ad andarsene dal territorio, non c'è un po' di diffidenza secondo lei anche nei confronti degli eventuali amministratori pubblici? Cioè io vado via, chissà quando ritorno. Sì, è così. Credo sia però più una anche questione... Anche se mi è sembrato oggettivamente uno degli eventi disastrosi, forse meglio gestiti o meglio attenzionati, no? Come abbiamo fatto anche in passato. Sì. È per questo che non credo sia una diffidenza nei confronti del gestore della cosa pubblica. Sì. Quanto sia più una questione caratteriale. È quella vena d'anarchia che ci abbiamo sempre dentro. Quella di vivere nella nostra terra, non c'è niente da fare. Il marchigiano gira il mondo e poi dopo torna a casa. Ma guardate, nella mia esperienza è così. Da ragazzetto sono andato fuori, ho vissuto in tanti posti al mondo, però i miei figli... Affascinato dall'andarci, oltretutto, sì. Per poi ritornare a casa e dire: ma guarda che io qui sto benissimo. Sto benissimo e qui voglio crescere i miei figli. Certo. Perché io sono cresciuto bene, perché i miei figli devono crescere in un certo ambiente. Siamo ricchi di valori, siamo ricchi di storia, di un patrimonio artistico e culturale meraviglioso, e quindi è evidente che siamo molto attaccati alla nostra terra e a questi valori. Ecco, io credo che sia più questo,
Perché altrimenti abbiamo sempre dimostrato di saperci imboccare le maniche, anche se andate in giro ora in questi giorni per Camerino, trovate gente per strada a cercare di aiutare, gente che viene qui al Polo e dice: io l'università, forza, io sono disponibile, ricominciamo, partiamo. Certo. Quando cominciano i corsi? Ecco, questa è una cosa meravigliosamente bella, che io mi sento di apprezzare molto, perché intorno a questa cultura c'è il bello dei nostri territori. Voi concretamente come ripartirete? Perché si dice proprio Camerino deve ripartire dall'università. Beh, Camerino ha e vede nell'università evidentemente la più grande istituzione di questo territorio. Ma se vogliamo anche l'attività più importante, no? Perché sì, porta all'incirca 9.000... In tutto abbiamo 9.000 studenti su 7.000 sono di più degli abitanti. Appunto. Ecco, quindi è evidente che ha una partecipazione molto molto importante. Peraltro nel corso degli ultimi anni eravamo riusciti molto bene ad integrare la comunità studentesca, specialmente quella fuori, cosiddetti fuori sede, no? Sì. Che abitavano in città, in centro, a vivere con la città. Ecco, c'è una simbiosi molto interessante che noi abbiamo sempre, anche lo sai, no? Nel tuo studio, sì, mi hai invitato più volte, abbiamo sempre promosso come un modello alternativo alla università che si trova nella metropoli. Certo. Ecco, questo è un campus universitario all'aperto, a tutti gli effetti, gli esercizi commerciali sono contestualizzati alla vita dell'università, gli impianti sportivi, le palestre, tutto molto ben costruito. È come se fosse a regola d'arte negli Stati Uniti. Esattamente così, l'avevamo studiato, è esattamente come stai dicendo. E insomma stava funzionando piuttosto bene, perché le immatricolazioni da qualche anno crescono. Al venerdì scorso stavamo a più 15%, quindi certo, evidentemente era il lavoro che era stato fatto era... Ora si tratta assolutamente di ricostruire lo stesso ambiente fuori dal centro storico, intanto perché il centro storico non è più accessibile, certo, e per quanto veloce sarà la ricostruzione, ma passeranno degli anni, l'università e il territorio non può aspettare anni. Pertanto, come insomma avrai visto, ci hai visto impegnati in tutte le ore della giornata per cercare un nuovo progetto che evidentemente si qualificherà in questa parte, sì, della vallata, e la città evidentemente si ricostituirà intorno a questa vallata. Cioè vogliamo, d'accordo con il sindaco, ricreare quell'ambiente universitario che eravamo riusciti a costruire prima. Bene, abbiamo un altro servizio, tra poco ritorniamo. Partecipazione, trasparenza e comunicazione. Con queste finalità l'Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico per anziani ha presentato il bilancio sociale 2015. Nel 2015, nella sede di Ancona dell'IRCA, ci sono stati quasi 4.500 ricoveri, che salgono a 9.900 considerando le sedi di Fermo, Cosenza e Casatenovo. Repentino aumento per i dei surgery, più 81% in due anni. Rilevante anche la ricerca con 56 progetti attivi, un aumento delle citazioni da pubblicazioni scientifiche cresciuto del 50% in due anni. Tutto ciò ha contribuito alla definizione del valore aggiunto, che per l'IRCA è 55 milioni di euro. Rispetto agli anni precedenti, questa volta abbiamo fatto una maggior focalizzazione su come noi facciamo ricerca, in modo da poterci misurare e poter dialogare meglio con le persone con cui noi ci interfacciamo ogni giorno. E poi abbiamo affrontato dei temi un po' più specifici, per esempio l'uso dei farmaci delle persone anziane, perché sappiamo che loro ne usano veramente tanti.
tanti e quindi noi dobbiamo saper prescrivere i farmaci in maniera più efficace, in maniera più appropriata. E poi ancora il filone delle tecnologie per essere non solo in grado di dare delle risposte agli anziani e ai familiari, ma anche di lavorare insieme con le imprese che sono nel nostro territorio. In aggiunta al contenuto tecnico-scientifico del documento, il bilancio sociale di Enirca da quest'anno ha anche qualcosa in più, come ci ha raccontato il presidente del Consiglio di Indirizzo e Verifica dell'Istituto, Don Vinicio Albanesi. Essere attenti anche alla dimensione della persona. Parliamo di persone anziane, quindi è estremamente importante questo grande sforzo per capire quali sono le diagnosi, quali sono i medicinali, quali sono i supporti, però tutto questo va sempre immesso in un contesto in cui la persona anziana rischia di disperdersi, rischia di essere dimenticata. Alla presentazione del bilancio era presente anche Roberto Bernabei, presidente del network nazionale Italia Longeva, che insieme all'IRCA rappresenta l'avanguardia della ricerca e della visione presente e futura dell'anziano come risorsa per la società. La regione Marche è una regione che è straordinariamente dinamica, capisce e credo che possa diventare un volano per la ripresa dalla recessione per tutto il paese con queste iniziative. Siamo in conclusione del nostro appuntamento. C'è stato un momento molto importante questa settimana. È arrivato il Presidente della Repubblica che è venuto di corsa dopo un importante incontro molto delicato, dobbiamo dire quello tra Israele e Palestina. Che reazione ha avuto venendo qua il Presidente? Dunque, adesso la sua reazione mi è sembrata una reazione di grande vicinanza. Posso dire quella che è stata la nostra reazione. È stato davvero un segnale molto importante la visita del Presidente Mattarella. Ci ha fatto davvero molto molto piacere. Ha voluto visitare il nostro centro, come dire, di accoglienza giù a località Le Calvie. Ha voluto visitare anziani, bambini, oltre che naturalmente le istituzioni. Il presidente Mattarella conosce molto bene la nostra realtà universitaria, ha promesso di voler approfondire le varie questioni, ha voluto sapere le necessità nell'immediato, sì, ma anche come intendiamo procedere per un futuro più di tipo speculativo, come dicevamo prima, sì, cioè che sia un futuro importante per la nostra università, ma per il territorio tutto, e affinché si possa fare qualcosa di significativo per tutto il nostro paese, certo, e per l'Europa. Abbiamo incontrato il presidente Renzi qualche giorno fa, è venuto anche lui e ci ha incontrato al COC, al coordinamento. L'ho visto molto deciso. Questo. Molto deciso, molto determinato. Devo dire che ho trovato in lui, oltre ovviamente la figura del politico, una persona, un uomo dalla grandissima vicinanza al territorio, a noi. Ho incontrato il commissario Errani molte volte, il presidente Curcio molte volte. Insieme adesso stiamo ricostruendo un modo di immaginare dei nostri territori, della nostra università importanti. Bene, mi verrebbe da fargli una domanda. L'Italia ad una svolta, secondo lei, guardandola da un punto di vista nazionale proprio? Cioè, un momento, questo terremoto arrivi in un momento in cui è un altro ulteriore segnale che l'Italia si deve dare una smossa? Guardi, io appunto... Ma guardandolo proprio da un punto di vista, dal punto di vista della sua esperienza internazionale, no? Sì. L'Italia un pochino su certe cose indietro c'è rimasta, no? Guardiamo l'information technology, la velocità di far comunicare le persone, no? Non so, rispetto ai paesi europei almeno mi sembra che tutto sommato siamo abbastanza in linea. Consideriamo che siamo ancora in un periodo di grandissima difficoltà, sì, economico-finanziaria,
e non stiamo parlando oramai di un anno, due anni, oramai è una decina di anni che non si vede l'economia ripartire come dovrebbe, ecco, come dovrebbe. E qui e su questo ci sono molte discussioni ci sono, da fare. Ci sono molte discussioni perché da fare. Forse è il modello che non regge più. Probabilmente è il modello che non regge più, probabilmente. Ovviamente è molto difficile da dire quando la situazione non è specifica di un singolo paese, certo, ma come sappiamo comprende continenti per intero. Certo. Quindi la riflessione naturalmente va fatta su queste questioni, la bacchetta magica non credo l'abbia nessuno. Quello che uno può certamente fare è evitare certi errori che sono stati fatti. Io dico una cosa, questa esperienza che sto vivendo in questi giorni, sì, io ho come dire, una opinione del nostro paese molto molto positiva. Ho visto Protezione Civile, Vigili del Fuoco, Croce Rossa, gente comune, no, in maniera appassionata, di grande qualità, grandissima qualità, che lavora e ti sta vicino in maniera non speculativa. Certo. Ho ricevuto manifestazioni di affetto che mai avrei immaginato, da gente che non mi conosce. Quindi lei mi vuol dire c'è una bella parte del paese, no? Lei mi vuole dire non viene magari comunicata, non fa notizia, ma c'è un bel paese. C'è un bellissimo paese. Ecco. Stavo per dire altresì che ci stanno anche delle persone poco simpatiche. Ecco, delle mele in marce. Questi giorni, no? Ricevo, ma oramai ho capito, come dire, sono tanti anni che faccio un mestiere che mi porta a stare nelle relazioni pubbliche, certo, no? Ecco, ora riesco bene a capire quando una offerta è di tipo speculativo e quando un'offerta è sincera. Benissimo. Ecco, noi dobbiamo ripartire da quell'altra parte lì. Con quell'altra Italia. Con quell'altra Italia. Perché se noi ripartiamo con quell'altra Italia e valorizziamo quell'altra Italia nella consapevolezza che sempre nelle grandi comunità c'è quell'altra Italietta, sì, ecco, e quella ci sarà sempre, perché sì, bisogna essere onesti. Perché è umano, no? È umano. Ecco, ripartendo da quell'Italia lì non ci fermerà più nessuno. Chiudiamo con una battuta, se vogliamo, leggera. Voi siete anche sponsor della Lube, no? Eh già, sì. Quindi domenica ci sarà questo che purtroppo a me dobbiamo dire sarà il derby del terremoto, perché Lube Civitanova contro Perugia, un grande scontro, un salto ce lo fa? Probabilmente lo faremo un salto. C'ero anche sabato pomeriggio e anche lì ho fatto delle battute, no? Quando mi ha intervistato, è stata una partita non semplicissima, no, no, ma l'abbiamo vinta con grandissima determinazione, con grandissima forza. Ecco, quella determinazione e quella forza che l'Università di Camerino sta mettendo in campo per vincere questa partita della propria vita. Bene. Io la ringrazio. Grazie mille. Grazie davvero a voi. Grazie. Per stare così vicino alla nostra università e ai nostri territori. Grazie. Con questo è davvero tutto. Io vi ringrazio, vi saluto, vi aspetto qui la prossima settimana.